Ciao ragazzi, sono Peter. Dopo una settimana torno con un video, ormai faccio più o meno un video alla settimana, e per mancanza di tempo, ma più che altro anche perché vado in fumetteria, non trovo mai troppe cose tutte in una botta, o se le trovo anche compro, io ho sempre comprato spesso, poco ma spesso. Prima di fare questo video, vabbè, diciamo, oggi sono passato in fumetteria, ho preso una cosa, ieri ho preso due cose e il resto le ho prese venerdì scorso. E oggi sono passato in fumetteria perché sono stato prima a un incontro con una giornalista, ovvero Giuliana Sgrena, purtroppo sfortunatamente famosa per essere stata imprigionata in Iraq circa 5 anni fa, e la sua liberazione costò la vita a un militare italiano, ovvero Nicola Calipari. C'è stato l'incontro con questa giornalista che ha scritto questo libro, uscito da poco, per la Feltrinelli, ovvero Il ritorno dentro il nuovo Iraq, che appunto è un suo reportage che lei ha scritto in seguito al suo ritorno proprio in Iraq dopo 5 anni dalla sua liberazione. In questo libro lei parla un po' di tutti quanti quelli che sono i cambiamenti avvenuti all'interno dell'Iraq, anche delle sue emozioni nel tornare in quelle zone che per lei hanno significato per tanto tempo, comunque sia hanno portato una grande paura, una grande angoscia. È stato un incontro molto interessante perché abbiamo fatto delle domande, ovviamente è una cosa organizzata con la scuola, però è stato davvero interessante. Il libro non è un romanzo perché ovviamente lei è una giornalista, quindi è più un documentario, però se qualcuno interessa la situazione dell'Iraq o del Medio Oriente, sicuramente sentire le parole di una persona che c'è stata e conosce le zone, perché lei frequenta l'Iraq e i paesi arabi e medio orientali dagli anni 90, prima ancora del regime di Saddam. Quindi, se qualcuno è appassionato di queste culture, potrebbe essere un buon modo per tenersi anche aggiornati sulle condizioni politiche e sociali di questa società, di questa cultura, appunto di queste popolazioni. E per il prezzo di 13 euro, comunque, se vi interessa. Comunque, piccola presentazione per parlare anche di qualcosa che non siano sempre soltanto manga, ma qualcosa di un po' più serio. Passiamo velocemente agli acquisti, perché questa è già la seconda volta che ti faccio il video, perché ci ho messo troppo tempo. Sono 6 volumi, ecco qui. Allora, velocemente, primo acquisto, nuova uscita, sono tutte nuove uscite e un recupero. Nuova uscita, S numero 15, per la Star Comics, di Satoru Yuiga, al prezzo di 3,90 euro. Questa è una storia che sto leggendo attualmente. Infatti sto leggendo il numero 12, quindi manca poco per arrivare all'ultimo numero uscito, ovvero il 15. L'ultimo numero della storia sarà il 16, che uscirà a luglio. Quindi penso proprio che una volta che avrò letto fino al 15, finalmente vi recensirò questa storia, che davvero non credevo, ma mi sta davvero piacendo tanto. Davvero quindi ve ne parlerò se siete incuriositi, ma davvero davvero la consiglio perché davvero davvero bella, è intrigante, e anche gli aspetti che mi piacciono molto, che sono quelli comici e divertenti, che non mancano. Comunque, prezzo di 3,90 S per la Star Comics. Allora, altra nuova uscita per la Planet Manga, è un manga di Hajime Segawa, Garei numero 8, Il divoro degli spiriti, è uscito da qualche giorno fa. E allora, la storia è agli sgoccioli perché ma dovrebbe concludersi con il numero 10, quindi il numero 8, mancano due numeri. Quindi qui dovremmo avere, ancora non l'ho letto ovviamente, dovremmo avere l'inizio dell'ultima saga. Come ho già detto forse in altri video, no, non mi ricordo. Comunque, lo stile di Segawa è molto semplice, lo stile di disegno, però a me personalmente mi ha colpito molto la storia e quindi la seguo per quello soprattutto. Però il disegno non è niente di né brutto né bellissimo, ecco, secondo me. Cioè non è troppo, non è un disegno minuzioso e preciso e accurato, però ha le sue note positive, secondo me. E inoltre non manca anche del fanservice ogni tanto, ecco. Qui abbiamo anche la pubblicità di Bakugo. Quindi, a prezzo di 4,30 euro, Garei numero 8. Poi, nuova uscita anche questa, numero 1, della GP Publishing, ovvero X-Blade, un manga di Tatsuhiko Iida e Satoshi Shiki. Allora, inizialmente non avevo in programma di prenderlo, però mi sono andato ieri in fumetteria, ho preso soltanto un volume.
ho visto X-Blade, l'ho sfogliato un po', ho detto sì, ma sì, prendiamolo, mi ha incuriosito sfogliandolo. E secondo me ha uno stile molto molto bello, guardate qui, secondo me è davvero interessante, a parte che mi pare di aver capito che è un seinen, quindi a maggior ragione l'ho preso volontariamente, cioè più contento perché diciamo sono un po' delle cazzate. Cioè forse questo essendo un seinen spero che sia un po' più serio. Comunque, lo stile secondo me è molto bello, non vorrei dire che è una cazzata, però mi ricorda un po' quello di O'Grate. Non lo so, io non conosco bene Inferno e Paradiso né Diaz, però mi dà quel senso lì, però secondo me è davvero davvero bello. E la storia promette, sembra interessante, penso che proprio lo recensirò anche perché è una novità. E soprattutto mi ha convinto il prezzo, che è di 3,90 per un bel volume bello grosso e anche molto corposo, vedete? Quindi comunque ve ne parlerò di X-Blade per la GP Publishing al prezzo di 3,90. Poi, altra novità, questa l'ho letta, perché l'ho comprato venerdì, l'ho letto appena comprato, Deadman Wonderland numero 2. Prezzo di 5,90 euro, come ho detto, di Jinsei, gli autori sono Jinsei Kataoki e Kazuma Kondo, come già stato detto in tanti altri video, prezzo esagerato, poteva avere l'edizione poteva anche essere questa, ma il prezzo doveva essere decisamente inferiore. Per quanto riguarda la storia, devo essere sincero, il primo numero mi aveva colpito di più, questo mi ha un po' lasciato così così, non perché non sia bello, ma non ho paura che diventi la solita cazzata shonen, dove il ragazzino protagonista non sa fare nulla, poi all'improvviso inizia ad usare i suoi poteri e scopre di avere una forza sovrumana incredibile. Non lo so, comunque sia, lo continuerò perché a continuarlo lo continuo, cioè non sono nemmeno troppi numeri mi pare. Però non lo so, spero che il numero 3 mi convinca un po' di più rispetto a come mi aveva convinto il numero 1. Comunque, prezzo di 5,90 euro, Deadman Wonderland numero 2 per la Planet Manga. Altra novità, ultima novità, e poi abbiamo il recupero per la Flashbook King of Torn 3 di Wara Yuji, solita edizione ottima della Flashbook con ottime pagine per niente trasparenti e pagine a colori iniziali. Non c'è niente da dire sulle edizioni della Flashbook che valgono il prezzo che hanno. E finalmente vediamo un po' come continua questa storia, perché mi pare che sono 6 numeri, sì, quindi è arrivata a metà e sono curioso perché davvero mi ha incuriosito abbastanza, ad essere sincero, mi sta piacendo King of Thorn, nulla da dire contro questa storia. Vedremo un po' come Kagumi, come si chiama, non mi ricordo, Kasumi, cosa farà insieme ai suoi sopravvissuti, i pochi sopravvissuti che ci sono. Vedremo un po' cosa accadrà su questa isola fantomatica e misteriosa. Quindi, prezzo di 5,90 euro, King of Thorn 3 di Wara Yuji per la Flashbook. Recupero, importantissimo, che aspettavo da parecchio, perché non ho ancora potuto leggere i numeri 2 e 3 che già avevo, ovvero Wolf Guy, un manga di Yoshiki Tabata e Yuki Yogo, autori di Akumetsu, basato però su una storia di romanzi di Katsuma Sirai e con il design curato da Ayumi Izumitani. Il design è una delle cose più belle, le copertine sono bellissime. Le copertine sono bellissime. E che dire, questa è un'edizione che costa 5,90 euro, ma ci vale veramente. Abbiamo un bel volume, bello grande, bello corposo. Purtroppo una sola pagina a colore, perché l'altra è un l'indice a colori, ma davvero questa è una tavola stupenda, secondo me. Le tavole messe così a colori sono stupende. E carta ovviamente bianchissima, solita carta J-Pop, però ovviamente bianchissima e quasi per niente trasparente. Per quanto riguarda la storia, ancora non l'ho letta, quindi non so bene di cosa parla, però è un seinen, quindi i disegni sono un po' più maturi, i disegni di Yuki Yogo. E ci sono anche delle scene un po' più spinte, quindi è un po' diverso da Akumetsu, però comunque si riconosce il tratto tipico di Yogo. È una storia sicuramente di cui vi parlerò non appena l'avrò letta, fino al numero 3, perché la J-Pop è morta in questi ultimi periodi, quindi non si sa bene quando uscirà il 4. Comunque non mi pare che siano tanti numeri, e quindi sicuramente ve la recensirò. E quindi per la J-Pop, Wolf Guy numero 1 al prezzo di 5,90. Questi sono i miei acquisti di quindi questa settimana.
Faccio un saluto veloce a tutti quelli che mi stanno seguendo, a tutti i nuovi iscritti al mio canale. Infatti, ho raggiunto la quota 109, mi pare, quindi ho superato i 100. Vi ringrazio perché molti mi seguivano già prima sul mio vecchio canale, molti sono nuovi, quindi ringrazio ovviamente i vecchi e nuovi iscritti. E vi invito, se ancora non siete iscritti, a farlo perché comunque sia, basta che se volete che ricambio, basta che me lo chiedete con un commento sul canale o in un video, io lo vedo e ricambio sempre. E ricambio più volentieri se poi avete qualche video fra i vostri video, perché come dice anche Yotobi, cioè io preferisco ricambiare a qualcuno che usa il canale per fare qualcosa, anche se poi alla fine, voglio dire, ci sono tante persone che non caricano video, ma comunque sia sfruttano un account per guardarli, per commentare, eccetera. Quindi niente, saluto tutti quelli che mi conoscono, i miei amici recensori e i miei futuri iscritti. Con questo concludo questo video di acquisti, vi aspetto con un prossimo video che sarà spero una recensione e alla prossima, ciao ragazzi!